Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Fatemi capire. Ci vogliono 3 mesi, non 2 settimane, 3 mesi per capire qual è il modulo giusto. 442 al cazzo e 433 al cazzo. Ci vogliono 3 mesi per capire che ci sono giocatori che non vanno messi in campo perché sono in condizioni impresentabili, vedi patatina McHale. Ci vogliono, dico, 3 mesi per capire che il miglior talento che ha in rosa si chiama Fagioli. Dico, ci vogliono 3 mesi per capire tutto ciò? Perché io devo sentire adesso tutto questo? Questo applausi a scena aperta, questa standing ovation che sta materializzando in questo momento. Ma dico, un vero allenatore ci impiega 3 mesi per ottenere tutto ciò, ma in 3 mesi naturalmente ti fotti la stagione, o quasi. E il campionato siamo a meno 10, in Champions siamo usciti. Nessuno di questi che stanno applaudendo, di questi che stanno facendo la standing ovation, nessuno parla più di Champions. Nessuno. Se ci fosse stato Sarri, se ci fosse stato Pirlo, se ci fosse stato Conte, queste 6 vittorie sarebbero state spazzatura. Sarebbero state messe in croce per l'eliminazione ai gironi di Champions, si vedono con 5 sconfitte su 6 partite. Ma siamo diventati pazzi o cosa? Ma cosa vi ha fatto questo allenatore? Qual è questa macumba amorosa che vi ha fatto? Qual è questa macumba? Perché? Why? Because? Cosa c'è sotto? Cosa vi affascina in questo allenatore che non riuscite neanche a capire l'evidenza, neanche di fronte al risultato? Eliminati ai gironi, a pesci in faccia e andati in Europa League soltanto per differenza rete. Ma ci vogliono 3 mesi per capire chi è, qual è il modulo, quali sono i giocatori, quali sono i giovani che ti possono dare garanzie. Ci vogliono 3 mesi? Io penso di no. E lo dico da ignorante. Ma lo dico veramente da ignorante, lo dico. Se fossimo almeno agli ottavi di Champions, ma meno male, avrei detto, ma la classifica, pazienza, non lo so quello che succede oggi, perché ripeto, noi abbiamo una rosa forte, 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 forte. Quale ti devo vendere e quale ti devo vendere? Ed è impensabile essere a meno 10 dal Napoli. Ma le partite col Monza ve le siete dimenticate, le partite col Monza? E un colpo mi fai il 4-4-2, un colpo mi fai il 4-4-3, il 4-3-3, un colpo mi mette lì, un colpo mi mette. Non si capiva niente. Non riuscivo mai a trovare l'amalgama e il modulo giusto. Sempre, ogni partita una formazione diversa. Poi, fortunatamente, è arrivato Folletti che ha distrutto Torino e provincia e si è ritrovato nelle mani gli uomini contati. Tizio, vai, Sempronio e Pingolino. Quindi, gioco forza, le devi mettere là. Li ha messi nel ruolo che doveva metterli per forza. E ciò che ha fatto. E non ti puoi prendere ora i meriti di questo, non te li puoi prendere. Non te li puoi prendere. E voi non potete chiedere cose assurde. Non lo potete. Dovete avere anche una dignità. Voi dovete avere un po' di dignità. Perché tutti quelli che stanno chiedendo l'applauso, la standing ovation, eravate messi lì, chiusi in camera. E voi anche alle pre-out eravate. Eravate anche voi alle pre-out. E io ripeto, sono ancora alle pre-out.
se non vince lo scudetto, se non vince lo scudetto, è fallimento totale. Già è mezzo fallimento con i soldi della Champions, ma se non vince lo scudetto è fallimento totale. Riflettere. Mamma mia, ma se ci ingazzate fino alla fine forse io.